Buongiorno, buongiorno a tutti, 18 dicembre 2020, oggi parliamo della burla della Pfizer sulla questione del vaccino, nel senso, questo è un piccolo gioco di parole perché il CEO, di Pfizer si chiama Albert Burla, e in effetti ci ha regalato, una doppia burla, diciamo così, perché all'annuncio di aver trovato finalmente un vaccino, la Pfizer, lo stesso giorno il CEO, cioè il CEO, insomma praticamente l'amministratore delegato della Pfizer, si è liberato di gran parte delle azioni della Pfizer che aveva in portafoglio, il che già di per sé è abbastanza strano perché stai appena annunciando che hai trovato, diciamo, la cura miracolosa, per il Covid e proprio il giorno stesso vendi le azioni, non aspettando, diciamo, la immaginata presa di beneficio, se questo, vaccino si rivela, effettivamente efficace. Ma non basta, notizia di ieri. Il CEO di Pfizer rifiuta di vaccinarsi per primo. Ecco, oltre a essersi disfatto delle azioni della Pfizer, l'amministratore delegato pensa bene di non vaccinarsi col vaccino che ha realizzato la sua società. Quindi questa è una doppia notizia abbastanza curiosa che in qualche modo ci, diciamo, ci fa un attimo fare così un piccolo ragionamento su effettivamente se questo virus sia effettivamente una cura miracolosa o se sia qualcosa di cui lo stesso amministratore delegato della società che l'ha realizzato diffida. Nel frattempo, nella Francia dell'Institut Pasteur, no? Dove c'è questa fabbrica di virus che si chiama Institut Pasteur, ecco che invece abbiamo una notizia più inquietante, cioè un farmacologo, Fortillat, viene rinchiuso in un ospedale psichiatrico. Ecco, questa è la cosa assurda, che fa, diciamo, in qualche modo il paio con la notizia precedente, cioè questo medico, dopo aver espresso alcuni dubbi sulla questione del Covid, sulla versione ufficiale, viene prelevato da dei gendarmi a casa sua e viene sostanzialmente rinchiuso in manicomio. Ecco, questo è diciamo che fa il paio, questa cosa fa un po' il paio con la notizia precedente, nel senso che evidentemente c'è una paura notevole sul fatto che qualcuno possa esprimere una opinione dissidente, specialmente se si tratta di Jean-Bernard Fortillat, cioè di un professore di farmacologia che viene semplicemente prelevato a casa sua e rinchiuso da dei gendarmi rinchiuso in manicomio dopo che si apprende leggendo l'articolo gli erano stati sequestrati i conti bancari e è stato messo praticamente in condizione di non nuocere alla versione ufficiale della questione del virus. Bene, nel frattempo personalmente ho subito la sospensione da Facebook per un mese, tanto per vedere a che punto è la persecuzione contro chi esprime opinioni dissidenti. E mi dispiace perché avevo messo a disposizione delle notizie giornalmente su questo sviluppo della questione Covid, vaccini, eccetera. E in questo modo Facebook fino a gennaio mi obbliga al silenzio. Io fra l'altro ritengo che quando una testata social come Facebook o altre in qualche modo esercitano una censura sui contenuti pubblicati dagli utenti e
Ripeto, i miei non si tratta certo di contenuti violenti o contenuti indecenti dal punto di vista della morale, eccetera. Si tratta semplicemente di opinioni difformi. In particolare, avevo pubblicato degli estratti di un libro, Virus Mania, che era uscito ormai nel 2007 in Germania e che parlava della questione dei virus in generale, e quindi dell'HIV, dell'Ebola, eccetera, sostenendo la tesi che di questi virus non si sia mai raggiunta la certezza scientifica della loro esistenza come causa di patologie, eccetera, eccetera. Quindi è proprio una questione dottrinale. Nel momento in cui Facebook esercita questo tipo di censura, dovrebbe allora remunerare gli utenti che pubblicano i contenuti, perché di fatto, secondo me, sta dettando una linea editoriale. Quindi è come se si avvalesse di giornalisti che non paga, perché poi Facebook su questo social fa pubblicità, quindi utilizza il contenuto degli utenti come veicolo per fare pubblicità, che gli vengono pagate naturalmente, e detta la linea editoriale, però chi contribuisce con i contenuti non viene pagato, quindi c'è qualcosa che non torna. Mi ricorda quella barzelletta, diciamo, africana, in cui uno dice al suo padrone: se tu paghi come dici tu, io lavoro come dico io. Se tu paghi come dico io lavoro come dici tu. E mi sembra giusto concludere questo video di oggi, 18 dicembre 2020, con questa, diciamo, nota di allegria. Arrivederci, alla prossima volta.